Buongiorno, anzi quasi buonasera perché sono le 5:20. Mi preparo per andare stasera a vedere al cinema 50 sfumature di nero con le mie amiche. Io in realtà l'ho già visto, però l'ho visto per percorsi un po' strani. Però comunque abbiamo organizzato una serata tra ragazze e l'andiamo a vedere tutte insieme per farci quattro risate, perché con il primo ci siamo ammazzate dalle risate. In questo video intanto volevo anche provare questo, il Dior Forever, era un messaggio su WhatsApp, il fondotinta Forever della Dior. A me è stato regalato da mia zia, che praticamente per lei è troppo forte. Le dà un effetto comunque, come ha detto lei, carta impecorita, come dice lei, e quindi volevo provare ad utilizzare. Abbiamo due gradi della pelle differenti, quindi molto probabilmente su di me l'effetto sarà diverso. È un fondotinta molto abbastanza coprente, quindi cercherò comunque di smorzarlo un pochino, perché a me, come sapete, non piacciono i prodotti troppo coprenti, le basi troppo spesse. Inizio però applicando il primer, perché comunque il trucco mi deve reggere per tutta la serata e quindi un pochino di primer ci vorrà. E utilizzo prima di tutto della Good Skin Labs, lo Z-Pore, che è quello che utilizzo sempre quando comunque mi serve da creare comunque una base abbastanza decente, non è un trucco di quelli che faccio in 10 minuti show quando mi trucco. Anzi, a volte mi metto solo il mascara e il rossetto, senza cifre e niente, proprio così, come mamma l'ha fatto. Sono in pigiama, non so se si nota. Poi, Kiko Matte Base, questo pure lo utilizzo ormai da un sacco di tempo, non accenna a finire. Prima o poi finirà, non si sa quando, non si sa come, non si sa perché. E questo lo vado ad applicare di nuovo sulla zona T, che è quella dove io mi lucido maggiormente. Ok, ecco fatto. Passiamo al fondotinta. Allora, come lo applichiamo? Io lo applicherò. Ok, passiamo al fondotinta. Come lo applichiamo? Io penso che lo applicherò con il Real Techniques, il Buffing Brush. Tra l'altro l'ho comprato, l'ho usato pochissimo e qua si sta già rovinando. Io l'ho preso quest'estate a Londra e l'ho usato pochissimo, perché comunque ha molti pennelli, e qui si sta già rovinando, perché non è molto molto carino. Quindi lo agito, l'ho agitato, agitiamolo. Male non gli può fare, no? Allora, ne prendo una, due, facciamone due. Lo prendo un pochino e lo vado ad applicare sul viso. Non ne applico tantissimo perché comunque non voglio un mascherone, e con questo pennello ottengo anche una copertura un pochino più leggera di quella che posso ottenere stendendolo magari con le mani. Ha un buon profumo, è profumato, nel senso, se non vi piacciono i fondotinta profumati, questo non fa per voi, perché appunto è profumato. È un pochino più scuro della mia tonalità, cioè per adesso è una puntina più scura, infatti lo andrò a schiarire con un pochino di correttore, però penso che poi per quest'estate andrà meglio. E vado a tamponare in modo da togliere comunque l'eccesso di prodotto. Vi ricordo sempre che questa è una base fatta da una persona che ama comunque le basi molto leggere, molto trasparenti, quindi probabilmente io la vedo, non so quanto si vedrà poi in video. Prendo un Color Tattoo, questo è il colore 40 Permanent Top,
e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Non uso primer perché comunque questo è abbastanza resistente. E lo vado ad applicare stando solo sulla palpebra mobile. Quindi una comunque molto, un'applicazione molto leggera. Se avete sentito questo rumore, è mio cognato che sta sbadigliando con Grazia e leggiadria. Lo vado ad applicare sull'altro occhio. Oggi inizialmente volevo fare un vlog, però poi mi sono dedicata alle pulizie di casa. Tra l'altro ieri non ho nemmeno caricato un video perché ho avuto degli impegni, dei contrattempi e quindi io contavo comunque di non essere a Ostia ieri per poter caricare il video. Invece poi alla fine sono andata a Ostia, però comunque non avevo un video disponibile. Forse dovrò imparare a organizzarmi e a registrarli con un po' di anticipo, in modo da comunque avere... Ah, devo chiudere l'occhio. Dei video da preparare. Ok. Utilizzo della Naked 2 Stark, quindi questo qui, come si chiama questa parte, in modo comunque da attenuare un po' come si chiamano, le discromie che ho, quindi venette, rossore, roba del genere, perché io soprattutto sugli occhi ho la pelle molto molto trasparente e quindi comunque soprattutto le venette mi si vedono che è una bellezza. Sempre dalla Naked prendo Undone, questo, e lo vado ad applicare come se fosse un eyeliner. Faccio una riga molto sottile, molto molto leggera. Uso della Real Techniques il detailer brush, questo qua piccolino, questo qui. Presto dovrò comprare la videocamera nuova perché questa qui mi sta abbandonando, non per colpa sua poverina, ma per colpa mia. L'altro giorno mi è caduta, ha fatto un volo planare e si è praticamente staccata la batteria. E io lì per lì non me ne sono accorta perché io normalmente, vabbè, io normalmente la utilizzo attaccata alla corrente, e quindi lì per lì non me ne sono accorta. Però quando sono andata a staccarla ho visto che si è spenta immediatamente. In sostanza si è rotto il blocco della batteria, cioè praticamente c'è un gancetto che dà il segnale alla videocamera che la batteria è ben attaccata, e senza di quello praticamente non legge la batteria. Siccome il gancetto è attaccato nel corpo principale della videocamera, quindi non posso più utilizzarla senza batteria, senza la limitazione alla presa. Il che, diciamo che a grandi linee non mi crea molti problemi, perché comunque io non lo utilizzo la videocamera per vlog e roba del genere. Quando li faccio con il cellulare, però comunque si aggiunge all'età che ormai ha questa videocamera, a un bilanciamento del bianco che fa un po' schifo, cioè voi adesso mi state vedendo probabilmente arancione o comunque tendente a questo colore, se io non sto facendo, non ho già fatto, se io non ho già fatto un lavoro in post produzione, quindi non ho modificato i colori un minimo per rendermi meno un palumpa. Applico un po' di correttore, utilizzo
utilizziamo questo dell'anti-age della Maybelline, anche se sinceramente non è che mi piaccia particolarmente. Ciao! E intanto vado ad applicare il mascara. Con il mascara applico il Bud Lacquer della Revlon, questo qui. Non fate mai con il pennellino così, perché praticamente fate entrare ogni volta l'aria, quindi al massimo fate così, muovete il pennellino se dovete prendere del prodotto e poi lo tirate fuori, però il gesto quello così è malsano, diciamo, per la salute del mascara. Utilizzo questo Tu Chi Sei, il contour brush, vado a sfumare qui. Faccio prima un leggerissimo contouring con la mia Glam Bronze, Armonia per bionde. Vado giusto a fare un pochino così, ma è una cosa molto leggerissima, molto leggerissima. Italiano questo sconosciuto, c'è pure il direttore, va bene. Sai, vado a sfumare un pochino, perché non devi dare effetti strani. Ok, e applico un pochino della parte più luminosa, quindi questa, tipo qua, una puntina proprio. E anche qui sopra, qui sopra. Niente che. Le sopracciglia dobbiamo fare. Oh, come ben sapete, io le sopracciglia le faccio pochissimo perché non mi piacciono le sopracciglia quelle super mega disegnate. Mi piace semplicemente andare leggermente a ridefinire, ma in maniera estremamente leggera. Poi ci metto un pochino di Make Me Brow della Essence. Quindi, come vedete, non faccio ciglia super mega costruite, super mega disegnate, perché assolutamente le abborro, cioè le trovo una cosa di una volgarità unica, però ripeto, questo è un mio gusto personale, poi ovviamente ognuno fa come preferisce. E poi un pochino di mascara trasparente della Essence, di Zia Essence. Un pochino di blush, io utilizzo questo della Essence, della H&M 18 Sweet Rose, questo dovrebbe essere uscito fuori di produzione. Lo applico stando sempre nella parte esterna, perché andando ad applicare il blush nella più verso il centro tendiamo ad arrotondare il viso. Quindi una cosa molto leggera, molto molto leggera. Mi stavo scordando la cipria. Applico la Pore and Poreless, la Primed and Poreless della Too Faced. Non so se l'ho aperta. E utilizzo il pennellone della Douglas. Questo è quello che ha all'interno anche gli altri pennellini, tipo per l'ombretto, il concealer e le labbra. Però io utilizzo solo il pennellone. Do una spruzzata di acqua termale. No, un altro. Ok, e la lascio asciugare. Scelgo il rossetto e poi ci vediamo fra poco.
Come rossetto utilizzo Divantix della MAC e con la matita della Kiko la tu sei la 308. E mettiamo il rossetto. Tra l'altro qui il rossetto sembra più marrone di quello che è. La matita sembra più marrone di quello che è. Fatto questo dobbiamo sistemare i capelli perché non mi sembrano che siano in condizioni umane. Quindi lo vado un attimino a pettinare e attacco il ferro. Utilizzo oggi questo della Philips, il Salon Curl Pro. Divido i capelli in due sezioni. Quindi così e così, e poi ogni sezione in due parti e li vado semplicemente ad arricciare velocemente intorno al ferro, una cosa di pochi secondi. Quindi ferro, cerco di non prendere le punte per non rovinarle, e così, e aspetto. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. E lascio un attimino freddare i capelli in modo che stiano in come si dice? Tengano la piega. Qui sopra la vado leggermente a cutunare, ma è una cosa molto leggera, giusto per dargli un attimino di volume. Ok, questo è il look finito. Quindi ho questa maglia che va di altro con le maniche arrotolate così. Così. E praticamente è più lunga di dietro che davanti, e fa delle leggere ondine, niente di particolare, però è carino, mi piace molto. E sotto ho dei jeans che però devo cambiare con un altro paio che ho da mia madre, un pochino più stretti, in modo da mettere gli stivaletti dentro, che me li porto da mamma. E adesso ho un paio di stivalacci di biker boots, niente di particolare. Detto questo, io vi saluto, mi appropinquo per andare a vedere 50 sfumature di nero, anzi adesso sono le 6:30, una cosa del genere, quindi fino alle 9 ho tempo di arrivare dai miei, e basta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei commenti, dei suggerimenti, qualsiasi cosa vi interessi su questo video, lasciatemi un messaggio qua sotto. Nel box informazioni qua sotto trovate i collegamenti ai vari social network, quindi Instagram, Twitter, via dicendo. E mettete un mi piace e iscrivetevi se vi è piaciuto questo video. Anche se non vi è piaciuto, mettete comunque un mi piace. E molto Nicole. E basta, un saluto. Ciao!